Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella città. Questa settimana iniziamo dai colori, dai suoni, dall'entusiasmo dei bimbi e anche dei più grandi per una marcia ormai diventata più che storica, tradizionale della nostra Chiesa e non solo, l'Andem al Dom. Ma a noi interessa mettere in evidenza quello che è l'obiettivo della marcia stessa. E allora questo piccolo reportage ve lo proponiamo così. Venite da Rocco alla vostra scuola, perché in Piazza del Duomo? Perché ci crediamo, crediamo nell'educare in libertà. E i figli si mandano nella scuola dove si vuole un'educazione specifica. Esatto, che coincide con i nostri valori. Frequenti una scuola di ispirazione cattolica. Ho sentito dire durante la marcia siete una famiglia più che una scuola. È bello questo? Il mio parere personale è che è veramente una famiglia. È una famiglia innanzitutto per il fatto che prima di essere una scuola, soprattutto con i professori c'è un'amicizia. Cioè c'è un rapporto veramente di educazione, non solo allo studio scolastico, ma banalmente al rapporto con i compagni, nel rapporto con l'adulto. Io mi sento in una famiglia, in una scuola, ma in una famiglia. Vogliamo ribadire che la libertà di educazione è la cosa più importante in questo momento, dove appunto crescere le persone con un senso, un significato per la vita e per gli altri sia fondamentale, per cui le scuole cattoliche, le scuole libere, le scuole paritarie rivestono un ruolo fondamentale per questo obiettivo che dovrebbe essere di tutti. Il cardinale Scola ha detto con molta chiarezza al convegno in preparazione che è una questione di fare rete. Questo è un modo per recuperare magari entusiasmo anche. Il proverbio dice l'unione fa la forza. Noi ci siamo accorti come associazioni che ormai da 5 anni abbiamo un'unica voce, per cui siamo praticamente su questa linea, non solamente delle associazioni ma anche di tutte le scuole. Noi vorremmo che fossimo compatti e dare un unico messaggio. Il comune, il sindaco e l'assessore all'istruzione lavora per tutti i cittadini, per tutti i bambini e per tutte le scuole. Noi abbiamo anche un modo di vicinanza, nel senso che diamo un contributo, abbiamo fatto ipotesi di integrazione, finanziamo gli interventi di assistenza educativa per i bambini con disabilità delle scuole paritarie, quindi c'è una vicinanza anche strutturale e quindi è logico essere presente. È un diritto di libertà, a volte non è sempre una scelta purtroppo, perché per via dei costi appunto della scuola paritaria molte famiglie non hanno la possibilità di scegliere, nonostante sia una scuola altrettanto valida, forse a volte anche superiore.
pacatezza ma con chiarezza, noi domandiamo ai responsabili delle istituzioni politiche di prendere sul serio l'offerta di una possibilità a pari titolo per la cosiddetta scuola paritaria di esercitare la sua missione educativa. Non vogliamo più distinzioni nella modalità di finanziamento tra la scuola di Stato e la scuola paritaria. Grazie, Eminenza. Eminenza, una scuola libera veramente chiede che tutti i cittadini possano scegliere a che scuola mandare i figli. E certo, perché questo non è soltanto un dato teorico, è l'esperienza che tutti i paesi europei, tranne noi e la Grecia, fanno. Farò un esempio. In Baviera, che è la Baviera, prima di costruire una nuova scuola, le istituzioni statali si informano delle scuole che esistono e prima valorizzano quello che esistono, ovviamente ponendo delle condizioni di apertura a tutti. Questa è l'applicazione corretta del grande principio democratico di sussidiarietà. Ebbene, sempre in questa De Maldom, il Cardinale Scola ha ricordato che lo stesso Papa Francesco, nell'esortazione post-sinodale Amoris Laetitia, richiama il fatto che i ragazzi, specie se di minore età, sono affidati primariamente alla famiglia come educazione. E questa esortazione post-sinodale è giunta anche, diciamo, alla pubblicazione con la prefazione del Cardinale Scola per le edizioni del Centro Ambrosiano. State vedendo la bella copertina, è Amoris Laetitia, esortazione apostolica sull'amore della famiglia. Il Cardinale, che ha partecipato come padre sinodale agli ultimi due sinodi sulla famiglia, vi ricordo l'assemblea straordinaria del 5-19 ottobre del 2014 e poi quella generale più recente del 4-25 ottobre del 2015, ricorda in questa prefazione, ma noi ne parleremo, approfondiremo proprio col Cardinale questi aspetti. Dicevo, l'Arcivescovo ricorda nella prefazione l'articolato percorso e chiarisce che con questa esortazione apostolica il Papa non intende porci davanti a una conclusione, ma all'inizio di un affascinante cammino di annuncio del Vangelo, fatto di desiderio di integrazione, discernimento, accompagnamento di tutte le famiglie, in qualunque situazione vengano a trovarsi. In questo volume il Cardinale Scola ripercorre il testo di Papa Francesco, evidenziandone quelli che secondo lui sono i passaggi fondamentali, ossia la famiglia come riflesso della Trinità, il matrimonio come dono, la denuncia dell'individualismo, l'amore, la fecondità e soprattutto la famiglia come soggetto di evangelizzazione, ciò che è emerso con particolare forza ed evidenza proprio dalle due assemblee sinodali. E ora continuiamo a parlare di giovani in un altro contesto e secondo un'altra prospettiva, perché è stata presentata presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, per chi ci ascolta in diretta di giovedì, veramente poche ore fa, la terza pubblicazione del rapporto Giovani, con qualche luce ma anche qualche ombra, però vogliamo sperare più le luci e allora vediamo. Forse generazione perduta, certo generazione che non vuole essere perdente. È un ritratto ampio e non scontato. Quello che emerge dal terzo rapporto Giovani, l'indagine nazionale in progress, promossa nel 2012 dall'Istituto Giuseppe Toniolo in collaborazione con l'Università Cattolica e con il sostegno di Fondazione Cariplo Intesa San Paolo. Protagonisti giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Assi portanti dell'edizione 2016, presentata presso la Cattolica in un'affollata tavola rotonda, la formazione, il lavoro, le scelte di vita, le relazioni familiari, la partecipazione sociale, insieme a quattro approfondimenti tematici: la mobilità internazionale, il confronto tra le culture, lo svago e la fruizione dell'arte, l'economia della condivisione. Beh, i dati sono moltissimi perché il rapporto è molto ricco. Però uno dei dati che rappresenta la situazione di difficoltà che i giovani continuano ad incontrare
ma anche la voglia poi di non subire in difesa i problemi che incontrano, ma diventare un po' protagonisti e cogliere occasioni, è da un lato la consapevolezza della mancanza di queste opportunità maggiori in Italia rispetto ad altri paesi. 3 giovani su 4 pensano che in Italia le occasioni per loro siano inferiori rispetto agli altri paesi europei, contro meno del 10% dei coetanei tedeschi. D'altro canto loro vorrebbero non solo avere come via di fuga andare all'estero, ma anche la possibilità di realizzarsi al meglio all'interno del contesto italiano, avendo in mente non tanto il trovare in sé un posto di lavoro, ma quello di poter creare progetti di vita solidi. Doloroso certo il fatto che solo il 41% dei ragazzi consideri le competenze acquisite durante gli studi utili per trovare un lavoro, senza dimenticare la voglia di famiglia. Il confronto tra le intenzioni raccolte nell'indagine 2015 e quelle del 2012 mostra un'apertura maggiore alla possibilità di mettere al mondo figli nei prossimi 3 anni. Ma molto dipende, e i giovani ne sono consapevoli, da un lavoro serio, remunerato e sicuro. Vorrebbero una famiglia in media con almeno 2 figli, vorrebbero conquistare una propria autonomia rispetto alla casa dei genitori e vorrebbero farlo attraverso un lavoro che sia autorealizzazione, ma che consenta di dare anche le risorse economiche necessarie. Tant'è che appunto nell'atteggiamento nei confronti del lavoro c'è un 85% dei giovani che considera prioritaria l'autorealizzazione, ma un 91% che pensa che sia anche un mezzo per ottenere una remunerazione adeguata per dare sostegno ai propri progetti di vita. Qualcosa si sta muovendo, siamo sempre, diciamo così, nello stagno delle difficoltà per cui si è persa una generazione intera, come è stato detto recentemente? Sì, il rischio è quello di una generazione perduta, questo è il monito anche del governatore Draghi. Però a noi non sembra una generazione perduta, sembra una generazione che non voglia rassegnarsi ad essere perdente. Ecco, questo secondo me è quello che emerge da questa 3ª edizione del rapporto, che effettivamente illustra una crescita di difficoltà, perché la crisi economica comunque ha inciso sempre di più, però fa vedere anche segnali che possono essere incoraggianti rispetto a una uscita non solo dalla crisi, ma dalla possibilità che i giovani, da principale vittime della recessione, diventino i protagonisti di una nuova stagione di crescita del paese. Ebbene, naturalmente lo speriamo. E rimaniamo in questo contesto, diciamo così, di crescita sociale, di consapevolezza collettiva, che chi ci segue sa che sta molto a cuore alla nostra rubrica, segnalando che martedì 19 aprile alle 18.30 presso la sede della Caritas Ambrosiana in via San Bernardino 4 a Milano si svolgerà la presentazione dei cantieri della solidarietà, cantieri che in 20 anni hanno coinvolto 1.700 giovani. Ebbene, ci saranno cantieri a Milano nelle prime 2 settimane di agosto e poi naturalmente all'estero. Per questa seconda opzione, quindi fuori del paese, si chiede la disponibilità fino a 4 settimane, in un periodo dal 23 luglio al 25 agosto. Si svolgeranno questi cantieri in Georgia, Moldova, in Marocco, in Kenya, in Libano e poi ancora in Bolivia, in Nicaragua e ad Haiti, dove ancora si fanno sentire gli effetti del tragico terremoto. E quindi, insomma, una bella iniziativa e anche un bel modo per essere solidari. Oltretutto, tanti giovani che sono passati dai cantieri della solidarietà poi hanno potuto percorrere itinerari con servizi di solidarietà internazionale, con la cooperazione internazionale, con le organizzazioni non governative. Insomma, se siete giovani, fatelo. E ancora, domenica 17 aprile, dalle ore 9.30 circa, presso l'Istituto Casati Suore Orsolini in via Arena 13 a Milano, si svolgerà il laboratorio di pastorale sociale e del lavoro. 5 gruppi di lavoro e poi una sessione plenaria. I gruppi sono dedicati a politica, lavoro, ambiente, territorio, legalità. Ma trovate tutto sul portale della diocesi www.chiesadimilano.it. E adesso parliamo di preti ambrosiani, nello specifico di coloro che hanno 10 anni di messa, cioè sono diventati sacerdoti negli ultimi 10 anni. Sono in questi giorni in Sicilia per il loro pellegrinaggio annuale. È stata scelta la Sicilia come terra del beato padre Puglisi,
figura straordinaria, ucciso per non essersi voluto piegare alle mafie. E allora noi ascoltiamo due brevi estratti del Cardinale, uno nel Duomo di Cefalù, dove spiega le ragioni di questo pellegrinaggio nel nome di Don Puglisi, e poi, inframmezzato, diciamo così, da una breve osservazione dell'Arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, invece la specificazione in cattedrale a Palermo, sempre dalla voce del Cardinal Scola, di che cosa debba significare e sia oggi il martirio, anche purtroppo, di un sacerdote. Siamo venuti qui perché vogliamo capire come un sacerdote immerso nella pastorale ordinaria, come tutti noi, ha potuto giungere a lasciarsi amare a tal punto da Gesù e da rispondere a questo amore fino ad esporre se stesso e fino al supremo gesto del martirio. Tutti insieme, come Chiesa, avranno e avremo il coraggio, le nostre chiese, e direi di Milano e di Palermo, di testimoniare un Vangelo della mitezza, del servizio disinteressato, dell'apertura alla novità di Dio. Credo che Domenico sarà un grande santo per la Chiesa universale e lo sarà in modo particolare per i ministri ordinati, per i sacerdoti secolari, perché proprio nell'esperienza dell'abbandono al servizio del popolo dentro la Chiesa ha saputo sfidare la morte della certezza potente della risurrezione. A lui chiediamo realmente una vicinanza, un'assistenza a noi tutti, e di cuore vogliamo che anche da questo gesto, che riprende i gesti significativi di rapporto tra le nostre due chiese, possa scaturire un futuro di sostegno reciproco, di ascolto, di condivisione, di azione comune per il bene di tutte le chiese italiane, di tutte le chiese europee, perché il Signore attraverso la santità le sollevi dalla stanchezza in cui sono precipitate. E avete visto i nostri ragazzi, circa 120 quelli che partecipano, proprio sulla sepoltura di Don Puglisi, che dal 2013 riposa in cattedrale a Palermo. Parliamo ancora di Chiesa Universale. Martedì 26 aprile alle ore 21 presso l'Auditorium Giorgio Gaber in Piazza Duca d'Aosta 3 a Milano si svolge l'incontro Siria, la terra contesa, la speranza che vive ad Aleppo. Un incontro testimonianza con George Abu Hazen, che è il vicario apostolico di Aleppo dei Latini. Vi sarà il saluto di Monsignor Luca Bressan, coordina il collega Giorgio Paolucci. L'evento è promosso dal Centro Culturale di Milano, dall'Arcidiocesi e da Regione Lombardia. E adesso è tutto per questa nostra ampia prima parte, ma torniamo tra pochissimo con una visita del Cardinale, una celebrazione sul territorio, quindi restate con noi. Ben ritrovati nei nostri studi, da cui usciamo subito per andare a Garbagnate Milanese, con un'eucaristia presieduta dal Cardinale Scola e un entusiasmo incontenibile, lo vedrete, dei fedeli, migliaia che si sono riuniti per l'evento. In una mattina di sole pieno, il Cardinale Scola conclude con l'eucaristia da lui presieduta a Garbagnate Milanese, il quarto Festival della Fede. Una bella occasione, ma che non rende per intero il clima di vero e proprio entusiasmo che si respira sul sagrato della Basilica, gremitissima, dei Santi Eusebio e Maccabei. Insomma, l'affetto per il pastore c'è e si sente. Come sottolinea il Cardinale stesso, dopo il saluto iniziale portato da Don Claudio Galimberti, responsabile della comunità pastorale Santa Croce, che raggruppa quattro parrocchie e coincide col territorio della città. Riflette l'arcivescovo sulle letture a partire dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, con il dialogo tra Gesù e gli scribi farisei. Noi
anche nei momenti più difficili non entriamo in opposizione con Gesù, come invece, così ci documenta il Santo Evangelo di oggi, hanno potuto fare gli scribi e i farisei. È questo che occorre comunicare. Non a caso, infatti, il festival è stato dedicato a Fede e Comunicazione. Un'iniziativa utile e importante che, con un linguaggio accessibile a tutti, dimostra la presenza viva di Gesù in mezzo a noi, attraverso l'Eucaristia, e come Egli sia luce del mondo. Gesù viene alla mia mente, al mio cuore, attraverso un segno di croce, attraverso una piccola preghiera, magari detta con la moglie, con i figlioli. Chiaro il riferimento alla preoccupazione, o meglio alla constatazione, che ha portato a definire anche la scelta e lo scopo della visita pastorale che la diocesi sta vivendo. Nella giornata dimentichiamo Cristo, spesso siamo lontani, cadiamo nell'oblio, il peccato più grave del cristianesimo contemporaneo, soprattutto in Europa e nelle nostre chiese di lunga tradizione. Da qui una seconda consegna. Vincere la tentazione, il peccato dell'oblio, finendo per considerarci praticamente gli artefici del nostro presente e del nostro futuro. E a conclusione dell'omelia arriva la terza e decisiva parola, la testimonianza. Il non aver vergogna di annunciare il Vangelo è il coraggio di comunicare in maniera convinta la bellezza, la bontà e la verità del dono della nostra fede, la consistenza e la forza del rapporto con Gesù vivo, la consapevolezza che l'Eucaristia ci fa realmente fratelli e sorelle, è una nuova parentela, la parentela di chi ha Cristo in comune. E prima del festoso sciogliersi dell'assemblea sono state distribuite ben 1700 comunioni, ancora una raccomandazione, soprattutto ai sacerdoti, per andare alla fonte dei documenti del Magistero, i cui capitoli 4 e 5 spiega sono molto concreti e dicono bene cosa sia l'amore e la carità con cui dobbiamo affrontare ogni situazione. E verrebbe da dire ogni fenomeno, anche se complesso, come l'immigrazione che a Garbagnate, come in un piccolo mondo, vede la presenza di 68 etnie diverse. A noi tocca come Chiesa farci prossimo. Non possiamo lasciare nella difficoltà, nel bisogno, quanti sbarcano sulle nostre terre. La stragrande maggioranza poi sbarca per andare oltre. E bisogna che tutti, a partire da ciascuno di noi, collaborino a tutto questo, invitando poi le autorità politiche a fare il loro dovere, cioè a fare un piano organico circa l'immigrazione in Europa. Rimaniamo idealmente con il Cardinale, che martedì 19 aprile alle ore 21 sarà presso la parrocchia San Vincenzo Martire in via Garibaldi al 9 a Caronno Varesino per la visita pastorale feriale con i fedeli e i laici, fedeli laici e sacerdoti del Decanato Carnago. Vi segnalo che venerdì 22 aprile alle ore circa 21:10, subito dopo comunque il rosario trasmesso dalla Basilica di San Padre Pio a San Giovanni Rotondo, vi sarà lo speciale di Chiesa TV su questa visita pastorale. Replica sabato 23 alle ore 19:30. E ancora giovedì 21 aprile, sempre alle ore 21, sempre visita pastorale feriale dell'Arcivescovo, questa volta presso il Cineteatro Arcobaleno in via San Luigi Gonzaga 8 a Motta Visconti. Siamo in zona pastorale Sesta. Qui lo speciale è martedì 26 aprile, sempre alle 21:10 dopo il rosario, e la replica mercoledì giorno 27 alle ore 17:30. E ora ci piace dare, diciamo così, notizia di un'iniziativa sul territorio che abbiamo ricevuto e che volentieri promuoviamo, perché nell'ambito del progetto Polis, genitori in rete, si è deciso per martedì 19 aprile alle 20:45 presso Villa Corvini in via Santa Maria 27 a Parabiago di promuovere appunto il primo appuntamento per parlare di figli e sport nell'ambito sempre del progetto Polis, del perché fare sport è fondamentale per la loro crescita, dei nostri figli e dei nostri ragazzi, ma anche qual è il ruolo chiamato
al quale sono chiamati i genitori e di quale messaggio si deve essere portatori come adulti, in che modo sostenere il loro futuro anche attraverso lo sport, insegnando cosa sia la lealtà, il non vincere a tutti i costi, quando, permettetemi di dirlo, tante volte si vede lo sport professionistico che non dà proprio esempi perfetti. Adesso è tutto per questa seconda parte del nostro programma, ma torniamo insieme tra pochissimo con la bellezza e una delle mostre al Museo Diocesano. E quindi rimanete con noi, come dico sempre. Ben ritrovati, adesso mettetevi comodi, perché già la scorsa settimana vi abbiamo mostrato, vi abbiamo portato all'interno del Museo Diocesano, che è sede istituzionale di una delle mostre sul territorio della grande iniziativa internazionale della Triennale Design After Design. Ebbene, la mostra al Diocesano, che è dedicata all'arte sacra, nella modernità non potrebbe essere altrimenti, si compone come di tante piccole mostre. E allora questa settimana, con il titolo complessivo di Design Behind Design, cioè dietro il design, vi proponiamo questa intervista estremamente, diciamo, illuminante rispetto anche al perché si sia voluto insistere sull'arte della fotografia all'interno della mostra del Diocesano. E ci dirà tutto Giovanni Chiaramonte, che è un fotografo di fama mondiale e che proprio al Diocesano espone le sue fotografie di chiese di grandi architetti contemporanei. Giovanni Chiaramonte, un fotografo assai noto. Siamo qui in una sala della mostra che proietta in sequenza sue immagini di chiese moderne a firma di grandi architetti. Qual è il contributo che la fotografia può dare e che lei ha voluto dare a questa rassegna importante che si lega alla Triennale? Il percorso della mia fotografia è anche un percorso di un artista che, credo come tutti, abbia anche cercato le origini della lingua che usa. La fotografia, scrittura della luce, in realtà è stata resa possibile davvero da quel lungo cammino dell'Occidente che sul fondamento antico del mito di Dioniso e della geniale invenzione della tragedia, 1500 anni, proprio sull'altare della Chiesa cristiana, riesce a elaborare il realismo che ha condotto all'invenzione della prospettiva, dell'obiettivo da parte di Galileo, quindi la fotografia stessa. In realtà la fotografia ha nello spazio della Chiesa la sua origine. Daguerre questo lo sapeva benissimo, lui uno degli inventori del processo fotografico, ritenuto da molti il primo, il più famoso. L'ultima opera è proprio un affresco trompe-l'œil in cui questa chiesa mette in sezione aurea il crocifisso. Quindi sono come tornato a casa. Lavorare sulla chiesa è per me lavorare sullo spazio liturgico in cui si genera la mia fotografia, solo in uno spazio in cui si celebra un rito che mette in connessione il finito con l'infinito, che si comprende perché c'è il segno dell'infinito sulla macchina fotografica. È stato un lavoro affascinante che riprende un lavoro per me molto importante fatto una ventina d'anni fa
per la Biennale di Venezia, quando Paolo Portoghesi fece questa grande mostra sullo spazio sacro nell'epoca moderna. Quindi il mio lavoro in queste nove fondamentali chiese ambrosiane dell'epoca moderna, il tentativo di far comprendere come e perché i temi del moderno qui hanno salvato i loro veri principi. Sappiamo che, come ricorda la mostra di Pierluigi Nicolin, l'Hangar Bicocca, la modernità ha conosciuto tre totalitarismi fondamentalmente: quello comunista, quello nazista e, per certi versi, l'ismo a cui si è ridotto un percorso dell'architettura, quello che ha portato alla elefantiaca crescere delle metropoli, a un abitare ormai fuori dalla dimensione della persona. E quindi è molto importante che in questa grande esposizione della Triennale, in cui si ripropone il tema dell'uomo, della persona, della sua capacità di autogestirsi in libertà, che il Museo Diocesano ospiti questa importante mostra. Vi assicuro, tutta da vedere, anche perché l'allestimento è molto suggestivo con la proiezione tra luci e ombre di queste immagini. Oltretutto Chiaramonte è il primo fotografo che ha portato una sua opera appunto fotografica all'interno di un evangeliario, l'evangeliario con appunto cui hanno collaborato gli artisti della Transavanguardia, voluto dal cardinale Tettamanzi al termine del suo episcopato milanese come dono alla diocesi, che si usa in tutte le parrocchie, in Duomo, diciamo, l'edizione Princeps, l'edizione più preziosa in un unico esemplare, ma nelle parrocchie si usa esattamente lo stesso evangeliario. E vogliamo darvi comunicazione, sempre a proposito di Chiesa Ambrosiana, che il 23 e 24 aprile presso Villa Sacro Cuore a Triuggio avrà luogo il Consiglio Pastorale Diocesano, presieduto naturalmente dall'Arcivescovo. Si tratta della terza sessione del nono mandato e il tema su cui si approfondirà la discussione è la verifica del percorso Educarsi al pensiero di Cristo che tutti stiamo vivendo, anche nella visita pastorale feriale di cui abbiamo parlato prima nei due prossimi appuntamenti. Voglio anche darvi notizia del fatto che ha fatto sosta presso l'Istituto Gonzaga questo collegio tanto amato dai milanesi, storico, la statua della Madonna di Fatima. Per tre giorni veramente è stato un continuo di celebrazioni, di adorazione, di preghiera, un momento bello di fede, non solo di devozione popolare, proprio di fede vissuta. E poi presso il Gonzaga, che ancora ricorda in mezzo a tanti giovani che frequentano oggi il suo grande assistente spirituale, che fu Don Carlo Gnocchi, un beato che accoglie con la propria effigie chiunque entri al Gonzaga, proprio nel grande atrio storico del Gonzaga stesso. Insomma, una bella iniziativa. Adesso è tutto per questa nostra trasmissione, per questa nostra puntata. Io vi do appuntamento come sempre giovedì prossimo alle 18.30, ma vi ricordo le molte repliche, soprattutto vi ricordo Chiesa TV, canale 195 del digitale terrestre, con gli speciali delle visite pastorali, ma anche con la striscia quotidiana della Chiesa nella città, oggi il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì con la rubrica dedicata ai libri, solitamente. Quindi, insomma, come dico spesso, ma è veramente così, una finestra che si apre sempre di più sulla Chiesa ambrosiana e sulla Chiesa universale. Cerchiamo di fare quello che possiamo per darvi il meglio dell'informazione, come dice il cardinale Scola, un'informazione che non sia solo verisimiglianza, ma che cerchi di essere veritiera, naturalmente, su ciò che accade nella nostra Chiesa. E allora grazie per essere davvero tanti a seguirci. Noi torniamo, come detto, settimana prossima, giovedì, ma seguiteci anche su Chiesa TV. Arrivederci.